E benvenuti ragazzi, con i miei capelli che ogni giorno sono sempre più imbarazzanti. Porca miseria. Va bene lo stesso, via la sigla. Benvenuti nel mercato assurdo, condotto da Daniel, prodotto da Daniel, conduce Daniel. Non so più come andare avanti. Vai Daniel! Partiamo con, non ho tantissime notizie al mercato, non ho voglia di fare il solito video a Kimi all'Inter. Se lo volete scrivetemelo sotto, vi farò un video a parte. Ci tenevo a dirvi che il Bologna ha comunicato il prolungamento, non so più parlare, fino al 30 giugno 2021 dei contratti di Palacio, Danilo Da Costa, il portiere. Perfetto, bravi giocatori che hanno rinnovato. Ecco, devo proprio fare i complimenti in questo caso. Notizia dopo, notizia un pochino di mercato proprio, parliamo di Juventus, parliamo di City, parliamo di Gabriel Jesus che a quanto pare sembra proprio voglia andare via. L'abbiamo visto anche nello scambio con Lautaro. Adesso c'è un'altra proposta. Si parlerebbe di uno scambio con Douglas Costa. Direi sì, non sarebbe poi così male. But allora la vedo dura che Douglas Costa vada al City. La vedo dura che Douglas Costa vada al City, anche se non sarebbe male come scambio. Continuo a preferire Douglas Costa, non so per quale motivo. Raga, mi piace Douglas Costa, non so cosa dirvi di Gabriel Jesus, quindi preferirei Douglas Costa, però come scambio per la Juve ci starebbe perché Douglas Costa ahimè non fa più nulla. Ti serve una punta, stavo riflettendo su quello che dovevo dire, ti serve una punta e boh, via. Un'altra notizia, finalmente ne parlo, non è come Hakimi, però la Lazio sembra di aver soffiato alla Juve e all'Inter, ma soprattutto all'Inter Cumbulla, per circa 18-20 milioni con delle contropartite da Lombardi a Di Zizek, non so chi sia, in prestito a Salerno, arrivando fino a Vallon Berisha, quindi da un po' di giocatori, diciamo, si libera di un po' di giocatori la Lazio per darli al Verona, più circa una ventina di milioni per Kumbulla. Allora, ci sta che Kumbulla valga 20 milioni, è il suo prezzo, secondo me, di Kumbulla. E ovviamente il Verona, sapendo che c'è mercato, va a chiedere tanto, va a chiedere circa 30 milioni, e ok, ragazzi, il mercato lo fa lei in questo caso su Kumbulla, ma allo stesso tempo brava la Lazio perché si sta liberando di purtroppo giocatori, ahimè, inutili in questo caso, la Lazio, dandoli al Verona volentieri, dando quei 20 milioni, quei giusti 20 milioni, secondo me è un colpo perfetto per questa Lazio che va a ringiovanire un attimino la difesa. Al giocatore andranno 1,5 milioni per i prossimi 5 anni, manca soltanto la firma. Bel colpo della Lazio, bel colpo perché intanto ti vai a liberare di giocatori e soprattutto di quegli ingaggi che avevano, quindi è perfetto, che magari non erano altissimi, ma comunque ti vai a liberare di un po' di ingaggi. Andiamo con un'altra notizia, questa volta c'è la Roma. La Roma a quanto pare sta cercando una punta, ogni anno cerca una punta, un vice Dzeko. Ovviamente ragazzi è ufficiale Pedro andrà alla Roma il prossimo anno, io non l'ho detto perché boh, è sulla bocca di tutti, questo si sa. Diciamo che la Roma ci starebbe provando anche per Edison Cavani. La vedo dura che lo prenda, sarebbe un bel colpo, sarebbe un bel colpo Edison Cavani alla Roma, ma la vedo molto 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 dura. Diciamo che non è tanto un vice Dzeko perché dovresti farli giocare insieme o comunque una partita sì, una partita no. Cavani comunque ti richiede di giocare titolare, Dzeko anche, o a meno che non dai via Dzeko e ti tieni Edison Cavani e lì andrebbe bene. L'unica cosa diciamo che percepisce troppo Cavani, secondo me percepisce fin troppo. Poi boh, si vedrà. Andando avanti, parlando sempre della Roma, è stata anche vicina a Milik, però vorrebbero appunto proporre questo scambio con Milik per Under. Quindi Under al Napoli, Milik alla Roma. Oddio, non sarebbe poi così male in verità, vi dirò. Milik alla Roma, Milik lo vedo bene, non alla Roma, lo vedo bene alla Juve, ma non alla Roma. Preferirei un Cavani alla Roma che un Milik. Però non so privarsi di un Der, va bene che vabbè, hai anche Pedro adesso, però non so, non mi convince tantissimo, ovviamente probabilmente anche più ingaggio, più altri soldi perché non sarà sicuramente alla pari.
In questo scambio la Roma dovrà mettere qualcosina. Però non penso, anche perché da quello che ho capito, De Laurentiis vuole 40 milioni, non vuole contropartita, ma che non gli dai Ronaldo, in quel caso penso accetti. E boh, non lo vedrei bene alla Roma, Milik. Cavani sì, però. L'ultima notizia, così vi lascio andare. Abbiamo aperto con i rinnovi, con il prolungamento del contratto di alcuni giocatori del Bologna. Prolungano il contratto anche alcuni giocatori del Torino, come Ansaldi, De Silvestri e Ucciani, che avevano il contratto in scadenza il 30 giugno. Complimenti anche a loro. Vi ricordiamo che Ansaldi, però, e De Silvestri sono a zero, che sono ottimi giocatori per un Genoa, per un... De Silvestri anche per un Milan. Adesso lo schifo, avendo Calabria anche per il Milan. Comunque sono giocatori che possono fare bene, un po' meno per Uscani, quello va bene per una Spal, così. Però momentaneamente bravi loro che hanno rinnovato. E io ragazzi vi ringrazio di aver visto questo video. Mi dispiace che i miei capelli siano sempre a banane, soprattutto questa parte, perché in teoria me li devo portare dietro, semplicemente non mi stanno e quindi niente. Dai, vedete come mi stanno, quindi niente. Ciao a tutti ragazzi.